Va bene, possiamo anche cominciare. Cosa dite? Sono 35, così stiamo un po' dentro i tempi, anche perché chiaramente la situazione al computer non facilita neanche la concentrazione di tutti, e quindi è meglio se riusciamo a così concretizzare e stringere i tempi. Ok, va bene. Allora, Michele, lascio la parola a te, se magari vuoi introdurre un po' la serata all'interno della cornice della sua rassegna. No, prego Michele. Grazie, spero che mi sentiate, perché sono collegato dal mio cellulare, dallo io la voce come non prende benissimo, in effetti. No, dicevo, come dissi già al tempo di un'altra presentazione di presentare Andrea a donne e uomini di cultura imolesi e di Ippogrifo, e come presentare Giulio Cesare ai legionari, insomma, nel senso che figura nota della nostra area biografica, intellettuale, scrittore, professore, eccetera. Questa sera ci parlerà di Gérard de Nerval, scrittore enigmatico di cui ho un ricordo fin dai remoti tempi del liceo, uno scrittore la cui biografia fra Pascoli, Campana e Gustave Flaubert, uno scrittore sempre inafferrabile, definizioni e ricollocazioni corrette. Non si sente bene. Simbolista, decadente, romantico e quant'altro. Faccio un piccolo riferimento letterario alla persona di Andrea. Ho trovato qualche reminiscenza nervaliana nel suo La Fontana Bianca, questi brividi metafisici, queste tonalità tra cielo e terra, queste colorazioni oniriche e soprattutto questa figura femminile inafferrabile fin dalla storia, quella di Teresa, che ha forse qualche reminiscenza di questo. E faccio una domanda finita. Trovo due scrittori italiani del nostro tempo, o quasi, che mi ricordano un po' Nerval. Uno noto, Dino Buzzati, e un altro meno noto, ma non meno grande, forse anche un po' di più, che è Massimo Bontempelli. E ovviamente rimetto al nostro autore considerazioni e valutazioni su questo mio pensiero. E quindi a questo punto molto volentieri cedo la parola ad Andrea e alla sua relazione. Bene, sì, adesso magari ci sarà anche modo di vedere gli addentellati tra Nerval e questi autori che tu hai citato, Bontempelli e Buzzati. Allora, ringrazio naturalmente Michele per le sue sempre affettuose e professionali parole, l'Associazione Ippogrifo, che ha realizzato questa bellissima rassegna trasversale, come tante volte abbiamo detto, in cui si coniugano appunto non solo autori diversi, ma anche generi diversi e anche categorie culturali diverse. Tiziano Gioiellieri, che coordina un po' tutta l'operazione, che riesce a darci anche il supporto tecnico importante. Sono anche onorato della presenza del professor Anselmi, che sarà uno delle punti di diamante delle nostre relazioni tra qualche giorno su Dante. E quindi, insomma, passerei, ringraziandovi per la vostra presenza numerosa e nutrita questa sera, a così molto adesso rapidamente a illustrarvi quello che vorrebbe essere un po' il senso e la suggestione di questa serata, che è quella di prendere in considerazione, naturalmente, non tutta l'opera di Nerval, non la complessità e la varietà dell'opera di Nerval, ma quanto un aspetto specifico che riguarda in modo specifico uno dei suoi testi più significativi, probabilmente il suo capolavoro, segnalato da Stefano Agosti, tanti studiosi come anche Umberto Eco, come appunto Michel Brix, il suo capolavoro, che è Sylvie. E in particolar modo all'interno di questo lavoro, di quest'opera molto singolare, suggestiva, il gioco narrativo che realizza Nerval con le categorie temporali, con il movimento del tempo. Ora, perché quest'opera e perché proprio questo tipo di indagine e di specifico lavoro sulla tecnica temporale? Perché credo che questo metodo che utilizza Nerval, creando quella che Umberto Eco chiamò una sorta di effetto nebbia, quella che Proust, in un suo famoso saggio su Nerval, chiamò questo colore azzurro porpora che caratterizza l'opera, quella che è appunto un effetto nebbia labirinto,
è l'elemento di grande innovazione, di grande rivoluzione di un'opera del 1850, quindi siamo nel clima del romanticismo che approda al poi naturalismo francese nella prima decade del Cinquecento, che anticipa e rivoluziona assolutamente le categorie narrative, le tecniche narrative che saranno poi la base del Novecento, di quello che sarà poi il simbolismo e il decadentismo novecentesco. Ora, questa cosa probabilmente è stata poco ancora frequentata, dicevamo prima con il professor Anselmi, questo autore ancora non è ancora frequentato e conosciuto a dovere in Italia, probabilmente ancora neanche in Francia. C'è l'edizione della Pléiade importantissima, ma oggi in Italia si fa fatica ancora a trovare l'edizione di questo autore. È stato pubblicato ed è pubblicato anche da piccole case editrici, è stato pubblicato nella bellissima edizione degli scrittori, tradotti da scrittori da Einaudi, appunto nella traduzione di Umberto Eco, ma è un autore che ancora fa fatica ad affermarsi nel suo appunto genere, nella sua appunto categoria di classico. Ed è molto singolare questo aspetto perché, ripeto, dal punto di vista delle tecniche narrative e delle strutture, degli ingranaggi della composizione, anticipa quella che sarà, appunto, poi adesso lo vedremo, cercherò insomma in questi 45 minuti di così studiarlo, esaminarlo e affrontarlo insieme a voi, le tecniche dell'epifania di Joyce, dell'Ulisse di Joyce, dell'intermittenza del cuore e delle rivelazioni appunto in Proust, e anche del moment of being in Virginia Woolf. Quindi quella tecnica narrativa della rottura, del sovvertimento, di questa sospensione di ogni categoria razionale dei tempi, ecco, è già presente nell'opera di Nerval. Ancora più significativa questa cosa se la contestualizziamo nella situazione dell'Ottocento. Siamo di fronte a un contesto storico, ben conosciamo, quello del primo Ottocento in Francia, che vede autori che si affermano in quegli anni, che sono gli autori poi dopo del romanticismo e del naturalismo francese, Dumas, Hugo, Madame de Staël, Stendhal, sono gli autori che peraltro conosce e frequenta lo stesso Nerval. Conoscerà in un periodo anche nei suoi viaggi, nelle sue peregrinazioni, nei suoi vagabondaggi incredibili, anche Dickens a Londra nel 1849. Quindi siamo di fronte a autori che gravitano intorno a lui, che fanno un tipo di operazione, che portano avanti un tipo di operazione letteraria completamente diversa, quella radicata, impostata secondo le categorie o del romanzo d'appendice o della letteratura tradizionale, con delle coordinate tradizionali cronologiche. E, appunto, citavo Dumas perché fu un autore con cui appunto Nerval collaborò. Due testi in particolar modo, Pichillo e Léo Bucard, che è un famoso testo teatrale, lo scrisse insieme a Dumas. E quindi siamo di fronte a questo aspetto molto singolare, ripeto, cioè quello di trovarci di fronte ad un autore che nel primo dell'Ottocento, collaborando e frequentando con questi autori, lo vedremo soltanto anche in ambito non solo letterario, ma anche giornalistico, ma anche nelle opere teatrali, in realtà era molto più avanti con i tempi, molto più avanti con le idee narrative, molto più avanti con la concezione del romanzo, con la concezione della struttura narrativa. Questo, ecco, è un aspetto che a mio parere già, sarebbe motivo di estrema originalità e di interesse di studio. In più si aggiunge anche un altro aspetto molto interessante, che era appunto quella che Michele segnalava prima, cioè la dimensione che appunto ora, che oggi cercheremo così anche se come suggestione di affrontare, che è appunto questa dimensione a metà strada tra un'estrema esattezza, un'estrema lucidità, un'estrema precisione dal punto di vista della scrittura, della formalità stilistica, però al tempo stesso anche con un senso di straniamento, di frastornamento dal punto di vista delle situazioni raccontate. Questa, diciamo, convergenza, questa coniugazione molto singolare tra esattezza formale, precisione stilistica, lucidità narrativa e al tempo stesso però estrema dimensione straniante, quasi appunto metafisica, è stato anche da molti indicato come elementi di metafisica, ecco, dal punto di vista delle situazioni, no? Come se la fenomenologia del sogno, le dinamiche del sogno, le dinamiche della
appunto tecniche proprio del sogno, fossero incardinate e inserite in un contesto di assoluta lucidità narrativa. Anche questo è un effetto straniante che si crea, non sai mai, leggendo Nerval, se ti trovi in una situazione di realtà o di sogno, proprio per da un lato le categorie temporali che sono completamente rotte, e dall'altro lato per questo, questa incursione, questo irrompere prepotente di situazioni vaghe, confuse, pur descritte con estrema precisione. Ecco, questi aspetti li ritroviamo nel suo capolavoro, in molte altre opere in realtà, perché le troviamo nell'opera complessiva Le figlie del fuoco, che è una raccolta di testi dove appunto è compresa Sylvie, ma le troviamo anche in un testo ultimo che gli scrisse, rimasto un po' appunto incompiuto, che è Aurelia, in tanti altri testi. Noi ci soffermiamo questo pomeriggio, così insomma in modo credo suggestivo e emblematico, su alcuni aspetti soltanto di Sylvie, perché in Sylvie si riconosce proprio questo aspetto interessante della concezione e della struttura del testo. Alcune note biografiche molto rapide voglio darvele, possono sembrare scolastiche, possono sembrare manualistiche, ma ci aiutano comunque a entrare non solo nella storia personale, non solo nella vicenda privata, ma anche nell'officina, nell'artigianato che caratterizza appunto la storia di Nerval. Nato nel 1808 e praticamente perde la madre all'età di 4 anni. Questo aspetto della perdita della madre, perché la madre segue il marito, che era appunto un importante militare medico dell'esercito napoleonico, quindi fervente napoleonico, la madre segue il marito, quindi lascia il bambino fondamentalmente da nutrice, poi vedremo che sarà allevato e cresciuto da un prozio molto importante, Antoine Boucher, che sarà una figura molto importante della sua formazione, e il bambino appunto Nerval non ha più la possibilità di vedere la madre, perché ella appunto parte insieme appunto al marito e poi muore in Germania, quando appunto il marito era arruolato appunto nell'esercito di Napoleone. Questo è un primo aspetto importante, perché la figura femminile, le tre figure femminili che ruotano, che gravitano intorno appunto a Sylvie, che sono appunto Aurélie, Sylvie e Adrienne, adesso le vedremo, sono tutte figure molto particolari, fantasmagoriche, a metà strada tra il sogno e la realtà, tutte hanno una precisa valenza simbolica, e adesso appunto le vedremo di esaminare, che sono in fondo questa estrema ricerca, alcuni hanno fatto anche questa lettura, se vogliamo, psicanalitica, questa ricerca continua della madre perduta, questa ricerca peraltro non realizzata, appunto fatalmente frustrata, appunto di una madre, una ricerca che rimarrà, che non si raggiungerà mai, quindi una ricerca fatalmente inevasa. E questo è un primo aspetto interessante da osservare. Un altro aspetto importante, sempre a livello biografico, che ci suggerisce, che ci dà uno spunto di osservazione interessante anche per quanto riguarda l'opera, è il passaggio che ebbe successivamente, dopo i primi anni di vita, appunto cresciuto da questa nutrice, nella casa dello zio, del prozio precisamente, Antoine Boucher, che appunto era un importante studioso, più che studioso, un appassionato, un cultore di occultismo e di libri esoterici. Nella biblioteca dello zio, anche questo è un aspetto molto importante dal punto di vista geografico, a Morte Fontaine, e il va Ermenonville, Morte Fontaine, vedremo, avrà una parte molto importante nella sua opera. È che in questa biblioteca il nostro Nerval viene a contatto, viene a scoprire nella soffitta dello zio una ricchissima biblioteca di libri esoterici, di tutta una cultura di occultismo a metà strada tra appunto il paganesimo, la cabala, tutta una serie di studi appunto esoterici, in cui è certamente importante la figura di Cagliostro, e che vedremo sarà anche uno dei testi su cui scriverà lo stesso Nerval, che anche questo avrà una componente molto importante nella formazione, nella crescita e proprio nella suggestione dell'ispirazione di Nerval. Non è un caso che da lì a pochi anni, pensate soltanto a 20 anni, Nerval, altro elemento biografico interessante,
traduce il Faust di Goethe. E c'era una traduzione importantissima, questa, ancora oggi una tra le più interessanti, a parte qualche, alcuni studiosi lo fanno notare, qualche imprecisione, per una delle più interessanti, che avrà un successo clamoroso nella Francia di allora, perché mette in evidenza l'aspetto che abbiamo già visto anche ora per quanto riguarda il collegamento di Nerval con tutta la biblioteca esoterica e occultista dello zio, con in realtà la vicinanza con tutta la cultura germanica di allora, con l'interesse per questo idealismo germanico molto forte. Cioè già da lì si riconosce la linea originale che sta prendendo la poetica e la sensibilità del giovane Nerval. Perché? Perché dentro al contesto del primo Ottocento abbiamo visto un contesto ancora imbevuto di romanticismo, di impegno romantico, di anche, no, istanze politiche che venivano evidentemente dalla rivoluzione francese dopo la stagione napoleonica e in opposizione alla restaurazione. Ecco, nel Vals invece si è sempre più affascinato a che cosa? Sempre più vicino, affascinato alla cultura germanica, all'idealismo germanico, a questa suggestione per appunto questo panismo molto forte e sensuale che viene appunto dalla Germania, e non è un caso che appunto traduca il Faust di Goethe. Ora, anche qui, sì, per quanto riguarda sempre un addentellato che noi possiamo riconoscere tra la biografia dell'autore e l'opera, è da fare una riflessione anche per quanto riguarda lo straordinario momento storico che sta vivendo Nerval in quegli anni e la sua posizione originale, interessante, che prende anche dal punto di vista direi ideologico più che politico. Molti lo strattonavano affinché prendesse un impegno politico, però egli assume sempre una posizione molto originale. Vive, dicevamo, tra il 1808 e il 1855, in una stagione storica importantissima, veramente infuocata per la Francia. Adesso, senza certamente fare una lezione di storia, però insomma siamo di fronte al passaggio tra l'era napoleonica che sta tramontando, no, nel 14, e l'era, infatti non è un caso che il padre Nerval si è impegnato nell'esercito napoleonico. Succede la restaurazione, quindi l'opposizione a tutte le istanze che erano state realizzate fino a qualche tempo prima della rivoluzione francese, e un ritorno all'ancien regime. Nel 1848, dopo tutte queste opposizioni, risorge una fase luminosa e speranzosa e solare di seconda repubblica, no? Nel 1848, e poi di nuovo nel 1851-52 abbiamo la ripresa con Luigi Bonaparte, quindi poi verrà nominato Napoleone III, di un secondo impero. Quindi ecco questo momento storico importantissimo in cui si passa in modo altalenante, vertiginoso, da una fase rivoluzionaria, ad una fase imperialistica, ad una fase di restaurazione monarchica, ad una fase di seconda repubblica, ad una fase di secondo impero, d'accordo? Quindi momenti importantissimi. In tutto questo contesto, Nerval non prese mai una posizione politica ben precisa. In un famoso testo che gli scrisse, disse: io non voglio fare politica, voglio fare opposizione, voglio fare riflessione critica, voglio fare ideologia. Perché? Perché in realtà non era vicino né certamente alle istanze, alle posizioni della monarchia assolutistica, dell'ancien regime, non era certamente vicino all'imperialismo di Napoleone III, né tantomeno quello di Napoleone Bonaparte, ma neanche quello di Luigi Bonaparte, no? Napoleone III, infatti le sue opere, poi vedremo, saranno censurate proprio dall'impero, in particolar modo due saranno censurate dal teatrale, fondamentalmente dal Napoleone III, ma a ben vedere non sarà neanche vicino alle posizioni di un illuminismo cosmopolita ed egualitario. Egli esaltava la figura dell'individualismo germanico, dell'individualità e della idealismo singolo, e quindi vicino in realtà proprio a quelle posizioni che si stavano maturando in quegli anni in Germania e che saranno poi dopo base, poi dopo vedremo, del simbolismo e del decadentismo novecentesco. È una figura un po' vicina, se noi vogliamo fare dei paragoni un po' forzati, a i Leopardi in Italia, no? In quel momento i Leopardi, di fronte all'impegno romantico che caratterizzava tanto romanticismo liberale, tanto risorgimento eccetera, Leopardi si pone sempre in una posizione di individualità con la sua
poetica del sentimento, con la sua poetica dell'infinito, con la sua poetica dell'immaginazione, con la sua teoria del piacere, anticipando quelle che saranno poi le posizioni del Novecento. Ecco, una posizione analoga di assoluta rottura, di assoluta incapacità di porre Nerval dentro a un codice letterario del primo Ottocento, è quella di questo autore che anticipa, ripeto, le posizioni poi del Novecento, anche dal punto di vista, ripeto, della sua posizione ideologica, non nei confronti del tempo. E, altro aspetto importante, sempre dal punto di vista biografico, poi passiamo all'opera, però mi permetto di dare queste grappoli di riflessioni sulla vita, perché ci aiutano poi, appunto guidano poi nella comprensione anche del testo, è evidentemente da un lato la sua partecipazione e il suo impegno nell'ambito del giornalismo, egli fu importante, no? Non dobbiamo neanche qui come dire, immaginare un autore solitario, isolato, era molto dentro a quello che era l'impegno politico e anche più che politico, giornalistico di quel tempo. Collabora a Le Mercure de France, collabora al Temps, fu egli stesso direttore e fondatore di una rivista molto importante che è Le Monde Dramatique, no? E quindi si occupava di giornalismo e di teatro, le sue opere teatrali erano rappresentate e con grande successo, pur censurate anche dall'impero in quegli anni. E in questo contesto si esemplifica la figura di Jean Colon, che è la figura che nell'estate del 1833 egli conobbe, e che è una figura molto particolare, nata anche lei nel 1808, quindi suo coetanea, che egli riverbera, raffigura sempre in un modo molto particolare e idealistico nelle sue opere. Vedremo come la figura di Sylvie, che peraltro sarà anche un personaggio di Piquir, un'opera teatrale di Nerval, che sarà appunto interpretata da Jean Colon, la figura di Sylvie in qualche modo riverberata e così declinata in altre due figure, che sono quelle appunto di Adrienne e di Aurelia, sono le figure che rimandano a questa figura di Jean Colon, questa attrice, questa figura di teatro, e che sono in fondo, tutto sommato, questa emblematica ricerca continua, questa quête continua di questa madre, no? Che è mancata e che è fondamentalmente questa ricerca profonda che caratterizza un po' tutte le sue opere. Ora, perché insisto sull'aspetto del teatro? Adesso lo vedremo. Perché il teatro, anche nei testi narrativi, anche in Sylvie, ha un aspetto, ha una funzione e ha un valore simbolico molto importante, nevralgico. Il teatro è tutto l'elemento che simbolicamente rimanda a il travestimento, che rimanda all'illusione, che rimanda a appunto una sorta di mantello, di simulacro, di vestizione, ok, che è alla base proprio della dimensione ingannevole di illusione che c'è in tutta l'opera di Nerval, che è appunto, e poi molto importante in Sylvie, questo gioco continuo tra realtà e illusione, ciò che è vero e ciò che è illusorio. E gli stesso disse: sono affascinato, ebbe modo di dire in una famosa lettera, dal fatto che i personaggi che noi vediamo diciamo vestiti in un certo modo, con certi vestiti di oggi, improvvisamente si vestono e vanno sulla scena e mi appaiono in un modo completamente diverso. Può sembrare un'osservazione banale, ovvia, però tutto su questo aspetto gioca tutta la suggestione, il fascino, l'attrazione dell'autore Nerval e anche della sua opera, questo continuo movimento pendolare tra il sogno e la realtà, e nel teatro per eccellenza si esemplifica questo aspetto, no? Questa illusione continua. Ed ecco perché Jean Colon come attrice fu fondamentale, e il teatro anche nell'opera di Sylvie fu fondamentale. Potremmo dire anche molto su Nerval dal punto di vista del personaggio, girovago per il mondo, nel nord Europa, nei Paesi Bassi, in Belgio, fa un meraviglioso viaggio in Oriente, in Egitto e a Malta, in Italia. Da questo viaggio meraviglioso ne viene fuori un'opera sua fondamentale, che è Il viaggio in Oriente, no? Quest'opera meravigliosa che mi permette
di farvi dare, sono tre volumi di Viaggio in Oriente, ho qui l'edizione francese del 1926 di cui vado molto orgoglioso, tutte le opere di Nerval. Eccoci, quest'opera è un'opera meravigliosa, Viaggio in Oriente, perché non è soltanto un'opera di viaggio, non è anzi direi per nulla un'opera di come dire escursioni turistiche e itineranti, è un'opera in cui egli mescola continuamente suggestioni letterarie, riferimenti con tutta la cultura orientale e le mille e una notte, perché sono racconti nel racconto, una dimensione di fascino, di suggestione continua con tutta una serie di citazioni letterarie, ecco, e i luoghi che egli vede. E questo aspetto del viaggio, ancora una volta dell'illusione, torno su questo aspetto dell'illusione, del fascino, dell'attrazione, ha evidentemente una ragione anche in un qualche modo psicologica, se vogliamo dire, no? Terapeutica per Nerval, che nel 1841 cominciò a manifestare degli importanti segni di squilibrio, fu chiamato appunto probabilmente la sua malattia di schizofrenia, ma su questo aspetto tecnico-terapeutico non possiamo approfondire, però ecco, voglio dire, c'è dal 1841 i primi tre ricoveri molto importanti che gli ebbe poi da un importante medico che allora aveva già anche dal punto di vista tecnico-medico delle nuove tecniche di cura, che era Esprit Blanche, che, da cui fu ricoverato appunto e che appunto lo aiutò, perché non era una terapia quella importante dal punto di vista della violenza sul corpo, ma era una terapia che lavorava moltissimo su proprio l'aspetto della Dio, Gabriella, stai presentando Gabriella Marino, benissimo, e appunto stavo dicendo che questo aspetto importante dei viaggi, della peregrinazione, ha sì un aspetto importante dal punto di vista della in fondo fascino, dell'attrazione per i luoghi esoterici, in un qualche modo esotici, esoterici, che gli va a studiare, ma anche proprio per in un qualche modo la malattia che lo caratterizzava in quegli anni, per la difficoltà che egli aveva di stabilizzarsi in un luogo e che si risolveva, che si traduceva proprio in questo continuo peregrinare in giro per il mondo. Muore poi nel 1855, il 26 gennaio, probabilmente morto suicida, ma insomma è quasi certo, ci sono alcuni che fanno anche ipotesi abbastanza coraggiose e abbastanza rocambolesche di eventuali complotti contro di lui, perché insomma in quegli anni evidentemente per le sue posizioni, appunto ripeto, un po' esoteriche e cultistiche, sembrava essere un personaggio abbastanza scomodo e ingombrante, però insomma molto probabilmente morto suicida nel 1855, rinvenuto impiccato in una via malfamata di Parigi. Ecco, questi sono gli aspetti importanti da osservare, no, di Nerval, che ci aiutano dal punto di vista biografico a introdurci nella sua opera. Un'altra opera importante sono appunto Les Illuminés, gli Illuminati, in cui proprio raccoglie attraverso elementi biografici le figure importanti che abbiamo appunto ora delineato, quindi Cagliostro e tanti altri personaggi della cultura occultistica e appunto esoterica di quegli anni, però sempre come dire tradotti e riverberati in una chiave personale, come in quegli autori si riconosceva la sua stessa sensibilità. Arriviamo così a dopo questo quadro, che è il quadro fondamentalmente che ci introduce in questa ripeto singolarità del suo lavoro, che in quel contesto del primo Ottocento, sia dal punto di vista ripeto personale, biografico, politico, ideologico e anche letterario, ci distingue per una forza d'urto, per una forza di rivoluzione che anticipa ripeto al simbolismo poi otto-novecentesco fino ottocentesco, in questa coniugazione ripeto tra esattezza formale e dimensione onirica. Ecco, il suo testo probabilmente più emblematico è appunto il testo che prende nome di Sylvie, in una peraltro molto interessante traduzione e anche studio di Umberto Eco, dove appunto si riconoscono un po' queste cose che abbiamo detto assieme. Proviamo a in mezz'oretta, 20 minuti, analizzarle assieme per riconoscere proprio l'originalità del lavoro che sta realizzando in quegli anni in Nerval. Un altro aspetto interessante che dimenticavo di dire dal punto di vista biografico è che il nome di Nerval, va bene, dall'anagrafe, in realtà non era Nerval, ma era Gérard Labruni, no? Si cambia nome in Gérard de Nerval, attenzione, perché il nome Nerval era il palindromo del cognome della madre. La madre si chiamava Lorraine,
Quindi se noi usiamo il nome di Laurent come palindromo, quindi la rovescia, risulta Gérard D, dove la D è la T, e appunto Nerval, dove la U sta per V, quindi Gérard Nerval come palindromo del nome della madre, no? Quindi cambia il nome nella composizione delle sue opere prendendo in palindromo il nome della madre. Anche questo è interessante, perché evidentemente è una continua allusione a questa quête continua, questa ricerca continua della figura materna, che appunto poi, ripeto, si rifrange nelle figure femminili che sono la base del suo lavoro e che sono in qualche modo incarnate in questa figura di donna attrice che è Jenny Colonna. Dicevo appunto Sylvie, intanto vi voglio condividere rapidamente, così ci facciamo anche un'idea del personaggio, figura. Ecco, questo è Gérard Nerval in una foto scattata qualche giorno prima di morire da Nadar, che era un suo amico fotografo appunto, e morì, come vi dicevo, il 26 gennaio del 1855. Questa è una foto scattata prima, è un'immagine interessante, la vedremo poi ancora meglio. Io ci riconosco questa immagine un po' suggestivamente, probabilmente sono io che fantastico, ancora una volta questa conciliazione curiosa tra lucidità e follia, questo sguardo, questa espressione di questo personaggio che un po' è emblematizzato anche nei suoi lavori, in cui ti guarda con questa lucidità, con questo magnetismo carismatico di fondo, ma c'è un occhio di follia, di dimensione onirica. Lui diceva: le rêve è una seconda vie, il sogno è una seconda vita, ok? Ed è tutta questa nella sua opera, no? Il sogno, questo rigusto continuo del sogno, che in fondo è una seconda vita di cui va alla ricerca. Volevo farvi vedere questa immagine per, insomma, capire anche fisicamente di chi stiamo parlando, il nostro Gérard, e cominciare a vedere adesso, qui vi presento, è l'opera per intero. Eccolo qua, le fili del fuoco, no? Di Gérard Nerval. Ora, basterebbe, di cosa stiamo parlando con quest'opera? Stiamo parlando di un'opera assolutamente sbalorditiva dal punto di vista della situazione, perché è un libro in cui fondamentalmente vengono fin dall'inizio sospese e rotte tutte quelle che possono essere le tradizionali categorie di spazio-tempo e di conseguenzialità, perché parte da questo personaggio, che questo narrante di cui adesso tratteremo, che dopo aver assistito, come capitava spesse volte nelle sue serate, ad una rappresentazione teatrale, compie un viaggio notturno in una giornata, lo vedremo come c'è anche qui dal punto di vista tecnico narrativo una unità di tempo, in una giornata, un viaggio notturno, per poi ritornare alla fine del viaggio in quello stesso teatro, dove in questo viaggio notturno si compiono delle rivelazioni importanti, un processo di annizione da un lato, di riconoscimento da un lato e di rivelazione dall'altro, che lo porteranno poi dopo ad essere, alla fine della giornata, un personaggio diverso da quello da cui era partito. E questo viaggio notturno che gli compie, ancora una volta, ripeto, questa difficile decifrazione della frontiera tra realtà e sogno, tra dimensione unica e realtà, questo viaggio notturno che gli compie, si compie sì in luoghi fisici, perché descrive in modo particolareggiato, preciso, i luoghi che va a visitare, i luoghi della sua infanzia, i luoghi di Ermenonville, questa meravigliosa foresta del Valois che egli frequentava appunto da bambino, foresta in cui c'è la primitività così forte e ancora è impetuosa, che lo dominava. Quindi c'è questo fascino, no? Ecco, una volta quella cultura germanica, l'idealismo germanico di cui andava alla ricerca. Quindi compie questo viaggio, ripeto, in questi luoghi della sua infanzia, i luoghi del Valois, Ermenonville, Gost, Mortenfontein, tutti questi luoghi, Otisse, tutti i luoghi della sua infanzia, e va a rivedere le persone di allora, riconoscerà Sylvie, ritroverà gli amici, una figura che qui Umberto Eco chiama come Ricciolone, d'accordo, tante figure interessanti. Quindi c'è un viaggio durante la notte in quei luoghi e a contatto con quelle persone, in quella dimensione, ripeto, che lo catapulta improvvisamente nella sua infanzia, che però poi non sappiamo fino in fondo se in fondo è un viaggio che egli ha realmente
perché vengono completamente loro, ora le vedremo, le categorie temporali, o un viaggio unico, un viaggio della sua mente, è una rivelazione improvvisa, è una sorta di improvvisa epifania, una enorme grande epifania che gli compie in quel momento, che lo riporta poi ad una conoscenza, una rivelazione importante. Vedremo anche quale rivelazione. Ora, se noi leggiamo anche solo le prime righe di questo testo, abbiamo già tre indizi interessantissimi. Dal punto di vista tecnico-stilistico, e ancora una volta ripeto, lucidità, estrema esattezza dal punto di vista della costruzione sintattica, della costruzione appunto lessicale del testo, ma anche vaghezza. No? J'ai sorti d'un teatro où tous les soirs j'ai parassé ou avancien un grand tenu de soupirant. No? Dice, io uscivo da un teatro dove ogni sera mi esibivo al palco di proscenio di gran tenuta di primo amoroso. Ora, questo inizio è un inizio che ci dà degli indizi molto importanti, interessanti, perché abbiamo che, vedete, come osservava anche Umberto Eco nel famoso saggio, l'uso dell'imperfetto in due passaggi del testo, dove è appunto sorte, io uscivo e paraissi, cioè paraissi, cioè appunto dove dove appunto mi esibivo, d'accordo, che hanno due funzioni importanti, perché l'imperfetto, come voi ben sapete, ha la funzione di collocare la situazione in un tempo passato, ok? Quindi ha un effetto durativo, perché ci indica dove si svolgeva quella situazione, però pur nella vaghezza, perché è una dimensione del passato in cui non si colloca di preciso la situazione, no? Le favole iniziano, c'era una volta, l'imperfetto, c'era una volta, quindi ti dà la collocazione di un tempo nel passato, però dove non riesce a collocare di preciso l'anno. Però al tempo stesso l'imperfetto è anche, ha anche una funzione iterativa, dove io mi esibivo, no? E quindi questo mi esibivo indica una ripetizione della situazione, ed ecco che si ha già da questi due imperfetti, che hanno in sé proprio la natura tipica del tempo imperfetto, cioè l'aspetto durativo e l'aspetto interattivo, cioè l'aspetto della collocazione nel tempo passato, ma l'aspetto anche della ripetizione dell'azione che è avvenuta diverse volte. Io mi esibivo sta ad indicare che avveniva diverse volte, quindi siamo collocati nel passato, uscivo da un teatro, ma al tempo stesso siamo, ci viene segnalato, ci viene indicato che in quel teatro egli più di una volta si esibiva al palco di proscenio, quindi che quella azione era un'azione che avveniva diverse volte. Questi due aspetti dell'imperfetto, che sarà non a caso per eccellenza il verbo che si usa nei sogni, il verbo che si usa nelle favole, è il verbo che per eccellenza ci colloca e ci immerge in una situazione vaporosa, imprecisa, no? In cui l'imprecisione insieme al passato remoto, che viene calcolato con grande precisione anche dal nostro Nerval, va bene, ci introduce una dimensione, appunto, come alcuni hanno osservato, metafisica. Eccoci, questi due perfetti, dicevo, ci danno già la prima collocazione di quello che sarà tutto il lavoro che realizzerà Nerval. Perché in tutta quest'opera noi vediamo una assoluta, come dicevo fin dall'inizio, rottura di quelle che sono le coordinate temporali. C'è un bellissimo lavoro che ha realizzato appunto Umberto Eco, che ci, adesso senza entrare nel dettaglio, che ci fa notare come Nerval, nel corso delle poche pagine, perché si parla di un testo di appena 80 pagine, d'accordo, quindi siamo di fronte a un testo breve, assistiamo ad una continua moltiplicazione di ricordo, una continua moltiplicazione di tempi diversi. Vedete, nella colonna di sinistra qui è indicato il tempo narrativo, tempo 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. E in queste indicazioni sono le indicazioni in cui Nerval ci fa continuamente catapultare in maniera violenta, e appunto ecco l'effetto nebbia, ecco l'effetto di capogiro che noi stavamo dicendo, senza permetterci di capire quando si verifica la situazione, in quale momento è collocata la situazione e quanto tempo è passato da un momento all'altro. Ora, non è in questo momento importante analizzare nel preciso tutti i vari passaggi temporali del testo, perché chiaramente non c'è tempo, e poi
come dire, risulterebbe anche un lavoro un po' macchinoso e un po' troppo tecnicistico, quindi non è importante, però è per farvi capire che siamo di fronte a questa duplice natura del testo. Da un lato una estrema precisione formale, stilistica. Ci sono alcuni passaggi che vi vorrei leggere rapidamente che denotano proprio la esattezza formale, no? L'impianto e la estrema proprio impalcatura di un testo che si riconduce alla classicità. Ecco, se vogliamo fare un riferimento in questo senso, non è vicino al suo tempo Nerval, non è vicino all'illuminismo, non è vicino al suo tempo, anticipa il Novecento, ma è profondamente radicato nella cultura classica, nella cultura del Rinascimento, del Medioevo, no? Cita moltissimo Dante, la figura di Beatrice come ispiratrice di Sylvie. C'è dietro un profondo radicamento. Pichillo, che è un'opera teatrale che sarà rappresentata, è un riferimento forte alla pastorale del Rinascimento, quindi c'è dietro tutta una cultura classica che si riconosce anche dal punto di vista stilistico e anche dalle descrizioni meravigliose, magnifiche che fa. Vi vorrei leggere qualche passaggio per poi tornare appunto al discorso dei tempi, che è molto importante, però farvi capire la pulizia del linguaggio dentro ad un effetto nebbia. Ecco, no? L'effetto nebbia, lo stravolgimento dei tempi, il capogiro che noi viviamo, però dentro un'estrema eleganza e sofisticata raffinatezza formale. La luna si nascondeva di tempo in tempo sotto le nubi, rischiarando appena le rocce di arenaria scura e le eriche che si moltiplicavano sotto i miei passi. A destra e a sinistra, immagini di foreste non solcate da strade, e sempre davanti a me quelle rocce druidiche che conservano il ricordo dei figli di Erminio, sterminati dai Romani. L'aria era tiepida e profumata. Decisi di non andare oltre ed attendere il mattino, coricandomi sui ciuffi di eriche, e si addormenta di notte. Ecco, va in questa foresta di Ermenonville, foresta di stagni, di querce, primitiva, senza un contatto con la natura, molto forte, incontaminata, così incombente, e si addormenta, no? Risvegliandomi, riconobbi a poco a poco i punti prossimi al luogo dove mi ero smarrito nella notte. Alla mia sinistra vidi disegnarsi la linea lunga delle mura del convento di Saint-Cyr. Poi, dall'altro lato della valle, la Butte o Gendarme, con le rovine sbracciate recate dall'antica residenza carolingia. Dolce era stata quella notte, non pensavo che a Sylvie, e tuttavia l'aspetto del convento mi suggerì per un attimo l'idea che esso fosse quello che viveva Adrienne. Poi più avanti, la Teve mormorava, di nuovo la Teve, che sarebbe il fiume che passa appunto nella foresta di Ermenonville, mormorava di nuovo tra le nari e ciottole, assottigliandosi a mano che si avvicinava alla sorgente, dove riposa nei prati, formando un laghetto in mezzo agli irisi e ai gladioli. Ben presto raggiungemmo le prime case. Cioè, ho voluto leggervi queste due o tre pagine per farvi capire che siamo di fronte ad un autore che lavora con la parola, con una abilità stilistica, con un cesello stilistico, dentro però un contesto di assoluta vaghezza dal punto di vista del movimento narrativo, no? Dal punto di vista della scena, dei luoghi che stiamo vivendo, delle descrizioni paesaggistiche, sono situazioni nitide, precise, pulite, esatte. Però viviamo in realtà un estremo spaesamento dal punto di vista della situazione che stiamo vivendo, della conseguenzialità temporale, perché siamo continuamente sbalestrati e catapultati in diversi piani narrativi, senza che noi riusciamo a ritrovare quel tempo. Se non poi, ecco, no, il ragionamento che volevo farvi, se non poi nell'ultima parte, dopo appunto le rivelazioni che avrà, l'annizione che avrà di Adrienne, che scoprirà essere morta, questa figura di Adrienne che in fondo è il contraltare di Aurélie, no? La figura di Aurelia, che è l'attrice, questa famosa attrice che vedremo all'inizio, è l'Adrienne che si rispecchia in lei, che nella fase compositiva finale morirà. Sylvie stessa è la fanciulla che gli va a rivedere in quella notte, ma che è molto diversa da quella che gli si era immaginato, che era un po' la raffigurazione della sua mente in quel momento. C'è un bellissimo capitolo, il capitolo sesto, Autis, dove i due personaggi, appunto Lio narrante che narra e appunto Sylvie, si travestono, si presentano alla zia travestita. C'è questo travestimento molto
particolare, molto singolare, che denota ancora continua delusione della realtà. Si travesta, la zia rimane a bocca aperta, rivede se stessa con le ragazze, e c'è ancora in quel gioco che si compie questa continua difficile frontiera tra realtà e sogno, no? Tra situazione narrativa descritta realisticamente e tuffo e immersione nel sogno. Ecco, quindi dicevo, in questo continuo capo, in questo effetto nebbia, no, che si crea nell'opera, lo stesso Proust, un famoso saggio che uno Proust ha in qualche modo affrancare o comunque a far conoscere l'importanza del Novecento di Nerval, parlava appunto di questo fascino e questo interesse che c'era nell'opera di Nerval per questo colore azzurro-porpora, no? Questo gioco formale azzurro-porpora, come dire nebbia che si crea nell'opera, questo gioco di colori che appunto crea una dimensione di poca chiarezza dal punto di vista della consensualità temporale. E vi dicevo, nella parte conclusiva ecco che ci rivela che cosa? Dopo le varie annizioni, le varie rivelazioni che abbiamo visto dei personaggi, appunto, le varie figure femminili, una delle quali è morta, e l'autore ci dice che è avvenuto tutto in una giornata, in un giorno. E, voglio leggere in questo passaggio, che è molto interessante, quando parla appunto della unità del tempo. Della unità di tempo ne parla. Eccolo qui, a pagina 40 di questo testo, arriva, pagina 40, ci rivela, ecco, che tutto è avvenuto in un giorno, ma il sogno che è avvenuto in questa unica giornata non era sufficiente a farmi ritrovare la mia anima, no? Dirà in un passaggio preciso nella traduzione di Umberto Eco. Sylvie mi sfuggiva per colpa mia, ma averla rivista per un giorno, per un solo era bastato per risollevarmi lo spirito, ecco, per un solo giorno. Quindi questo aspetto è rivelatore, che tutto quello che è avvenuto in una giornata, in un solo giorno, in una notte che ci rimanda appunto un tempo. Allora questo aspetto ancora una volta ci riconduce a quell'aspetto innovativo che avevo anticipato all'inizio, cioè siamo di fronte a questi principi, a questi appunto elementi narrativi assolutamente innovativi, che sono poi presenti anche in tutta la narrativa del Novecento. Non dimentichiamo che l'opera appunto Silvini inserita nelle file del fuoco era stato in realtà un testo concepito precedentemente da Nerval e poi ampliato, amplificato appunto nelle file del fuoco. Le file del fuoco, quest'opera complessiva appunto dove sono contenuti i vari testi, che cosa sono? Sono testi che li aveva già in modo parzializzato come dei piccoli grappoli narrativi, poi ripresi e amplificati, no, in quest'opera poi successiva che appunto sono le figlie del fuoco. Quindi possiamo dire davvero che qui siamo di fronte a che cosa? Quella che diversi anni dopo, quasi 100 anni dopo, Joyce realizzerà appunto con l'Ulisse. L'Ulisse dirà che come era costruito l'Ulisse, era ripreso da epifanie scritte precedentemente e poi dopo ampliate e amplificate appunto nell'Ulisse. Quello che dirà poi anche Proust, quando Proust in una famosa lettera a Jacques Villiers spiegherà che la sua opera è concepita in questo modo, lui dice: io inizialmente ho posto nell'opera, nella famosa lettera del febbraio del 14, delle tappe suggestive e dei paraventi suggestivi e appunto fuorvianti, no? Ho posto queste opere all'inizio, questi elementi narrativi, per poi rivelarli in modo diverso nel corso dell'opera, e ho proceduto, lui dice, per un processo di continua amplificazione. Avevo già tutto presente, dice Proust, nella mia opera. La prima pagina, lui dice, è stata scritta nello stesso momento in cui è stata scritta l'ultima, no? E tutto quello che è avvenuto all'interno è avvenuto per un processo di continua amplificazione, lavorando in questo modo, cioè con dei piccoli paraventi, elementi fuorvianti che poi verranno svelati in modo diverso nel corso dell'opera. Ed è esattamente quello che sta facendo Nerval con quest'opera. Sta facendo esattamente la stessa cosa. Lui ci pone all'inizio degli elementi fuorvianti che non riusciamo a capire, poi in un processo di continua amplificazione ce li rivela diversi da come l'avevamo visto all'inizio.
E questo lavoro che lui fa con il figlio del fuoco è esattamente lo stesso lavoro che molti anni dopo faranno Joyce con l'Epifania, con l'Epifani dell'Ulisse e Proust appunto in questo processo di continua amplificazione, cioè va a riprendere delle cellule, dei grappoli, degli elementi narrativi precedenti già in altre opere e le amplifica in quest'opera. Quindi siamo di fronte a appunto anticipazione di quelle che saranno le tecniche del Novecento, la tecnica del Novecento della rottura del tempo narrativo, della appunto filosofia dell'istante, del momento, il moment of being di Virginia Woolf, no? È quel momento dell'essere dove si risolve, dove si scioglie, dove si conosce una verità, l'epifania in Joyce, l'intermittenza del cuore in Proust. Ecco, è questo stesso lavoro che sta realizzando Nerval qui. Con 80 anni, con quasi 100 anni di anticipo, d'accordo? Ed è quello che si realizza anche nell'ultima cosa, negli ultimi 5 minuti che vorrei appunto così segnalarvi semplicemente a livello di suggestione, che si realizza anche in pittura, perché questa stessa opera, che è di diversi anni dopo, sto parlando di Arnold Böcklin, L'isola dei morti, è lo stesso tipo di suggestione di operazione che sta realizzando Nerval con anche qui 40-50 anni d'anticipo, cioè un'estrema esattezza dal punto di vista stilistico formale, un quadro, tutti noi lo conosciamo, adesso non è che dobbiamo necessariamente fare una descrizione didascalica, però eccoci, questo nocchiero e questo traghettatore che si dirigono con questa barca verso quest'isola, questa figura bianca e misteriosa e appunto il traghettatore che lo sta portando in un'isola strana, però tutto descritto con estrema precisione e estrema esattezza. È lo stesso lavoro che ha realizzato Nerval in qualche modo nel suo CD, cioè un'esattezza formale di linguaggio e di stile, ma un accostamento di elementi confusi che non si riescono ad accostare. Potremmo chiamarlo una grande sinestesia, no? Che è una tecnica retorica che è tipica poi non a caso del simbolismo francese e del decadentismo, cioè un accostamento di elementi che fanno riferimento a gamme sonore e diciamo sensori diversi, no? Eccoci, questo accostamento di elementi che non si comprendono fino in fondo, è quello che in fondo realizzano anche appunto in questo caso i simbolisti in ambito pittorico. Qui abbiamo Böcklin, ma insomma in un catalogo che ho del simbolismo francese immagini di questo tipo ce ne sono tantissime. Odilon Dudon, Gustave Moreau, in un qualche modo anche lo stesso Klimt, siamo di fronte a questo stesso lavoro, cioè l'accostamento di elementi che non hanno una razionalità di accostamento, ma vengono avvicinati creando appunto questa foto di mistero, di difficile comprensione. Ed è questa discesa negli inferi che egli stesso dirà Nerval, egli stesso chiamerà la sua opera una grande discesa negli inferi, altro elemento tipicamente novecentesco, no? È stato detto di Proust che la sua opera è una profonda discesa negli inferi dell'interiorità. Ecco, quello stesso lavoro che sta realizzando adesso Nerval, una discesa negli inferi. Ed è quello che è veramente l'ultimo passaggio su cui volevo soffermarmi, quello che è stato anche recentemente in un saggio appena uscito di Roberto Calasso, Allucinazioni americane, osservato anche nelle opere di Hitchcock, di Alfred Hitchcock, in particolar modo di Vertigo, dove in Vertigo, propriamente tradotto appunto La donna che visse due volte, il suo originario appunto è Vertigo, con il grandissimo Jimmy Stewart e Kim Novak, anche lì non a caso lavorando molto su gli effetti nebbia, sul colore, sulla ricorrenza del colore verde, si crea questo gioco, no? Questa continua difficile definizione del rapporto tra realtà e sogno, tra queste figure femminili che ruotano, queste tre figure femminili, d'accordo, e il personaggio Scotti che ne va alla ricerca. È un po' come quello che avviene con Nerval, questo personaggio narrante che va alla ricerca di figure femminili che rimandano in qualche modo ancestralmente alla della madre, ma che non riesce ad afferrare in questa quête continua e inevasa e non realizzata. E in questo saggio Roberto Calasso, andando a studiare
proprio Vertigo, osserva, riprendendo una famosa intervista di Hitchcock, che come tutti voi conoscete, Hitchcock lasciò al grandissimo Truffaut, va bene, osservò questa cosa molto interessante, e che poi peraltro è ripresa, c'è un'intervista di Hitchcock, lavorando molto, qui dice appunto Calasso sul figmentum, cioè su, il mantello, il simulacro, questo elemento illusionistico che infatti proprio non a caso è il gioco su cui lavora Nirvana, che è il gioco su cui lavora anche Vertigo, appunto di Hitchcock. Nella famosa intervista il nostro amico Hitchcock così dichiara a Truffaut: nella prima parte, quando James Stewart seguiva Madeleine nel cimitero, le inquadrature su di lei la rendevano piuttosto misteriosa, perché le facevamo con dei filtri di nebbia. Ottenevamo così un effetto di verde sul riverbero del sole. Quante volte ricorre in Vertigo il verde, no? E questo effetto nebbia. Più tardi, quando Stewart incontra Judy, ho scelto di farla abitare nell'Emperor Hotel e il Post Street, perché sulla facciata di quell'hotel c'è un'insegna al neon verde che lampeggia ininterrottamente. Tutti ricorderete l'immagine in cui, dopo averla rivestita come la figura femminile che gli cercava, esce da quella stanza con questo gioco di verde molto forte che accentua da un lato la precisione del fascino, però dall'altro appunto la nebbia. Questo mi ha permesso di creare, senza ricorrere ad artifici, lo stesso effetto di mistero sulla donna quando esce dal bagno, questa che vi citavo, è illuminata dal neon verde, torna veramente nel regno dei morti. Quindi questa ricorrenza del verde, dell'effetto nebbia, regno dei morti, decisione di interiorità, dimensione del sogno, sono tutti elementi che sono presenti appunto in Silvino Nerval e che anticipano il simbolismo francese in ambito pittorico. Bocco, dicevamo, tutta la cultura del simbolo francese, i grandi narratori del Novecento, le tecniche narrative del Novecento, la rottura di una cronologia, il muovimento su diversi spazi temporali, l'idea di un nocciolo iniziale che si muove poi in una continua amplificazione, che si amplifica fino ad arrivare a un'opera, no? L'epifania e l'intermittenza del cuore, l'idea di una rivelazione improvvisa, no? La filosofia dell'attimo, il gioco dell'effetto nebbia, tutti questi elementi sono presenti in questo bellissimo capolavoro, in questo bellissimo volumetto appunto che è CD di Nerval, dove proprio abbiamo questo trasferimento in qualche modo della fenomenologia del sogno, delle dinamiche del sogno, dei movimenti che si realizzano durante la notte nel sogno, dentro ad una scrittura di una incorrotta purezza, no? Le dinamiche del sogno qui sono incapsulate incredibilmente in un testo che è caratterizzato da questo stile di una incorrotta classicità e purezza, ed è questa credo la grande originalità di Nerval, che anticipa, torno a dire, la scrittura di Proust, no? Proust gli dico un saggio dentro Conscious and Brave, non a caso, perché proprio dietro c'è evidentemente il modello di questo gioco formale. Queste sono le cose che ho cercato di dirvi in 45 minuti, cercando di stare dentro i tempi. Vi ringrazio anche i miei studenti per essere qui presenti, vedo che ce ne sono diversi. Quando i ragazzi mi chiedono a scuola, arriva sempre la domanda puntuale: ma cosa serve studiare la letteratura? È la domanda classica che fanno naturalmente sempre dopo aver fatto matematica, fisica, che vedono magari delle cose più concrete, meccaniche, entrano in classe: ma cosa serve la letteratura? La mia risposta arriva sempre puntuale, precisa: non serve a niente, ma serve a tutto. Serve a niente nel senso che è tutta apparentemente aria fritta, ma serve, come abbiamo visto anche questa sera con Nerval, alla comprensione di quelle che sono le appunto Nerval le chiamava la discesa nell'interiorità, ma la conoscenza di noi stessi, essere delle persone con una personalità, con una sensibilità e con una capacità di osservare, insomma, il mondo in un certo modo. Vi ringrazio, se avete delle domande, vedo che ci sono tanti, grazie anche al professor Anselmi che mi ha seguito questa sera, se il mio professore all'università, sono contento che ci sia anche lui. Salve prof, io avrei una domanda da poi. Poi. Chi sei di bello? Riccardo. Ciao. No, Riccardo. Esatto. Allora, la mia domanda è, prof, allora, dopo aver diciamo analizzato vari aspetti della biografia di Nerval, soprattutto quelli che trattavano
che trattavano questa ipotetica schizofrenia, ecco, che caratterizzava l'ultima fase della vita di Nerval. E quindi la domanda è, cioè, fino a che punto De Nerval ritiene di essere, diciamo, consapevole delle sue tecniche stilistiche, retoriche, cioè queste ultime possono essere, diciamo, frutto di una dimensione di follia, di quindi un'allucinazione visionaria che magari lo puoi scrivere in quel modo, o sono comunque costruzioni razionali, concepite e quindi progettate lucidamente? Io sono convinto che siano frutto di una elaborazione intellettuale molto sofisticata e molto lucida, costruita. Chiaramente c'è sempre il talento e l'istintività, cioè adesso non c'è possibile purtroppo entrare nell'artigianato, nell'officina di Nerval per vedere, non so, i suoi abbozzi, le sue strutture narrative prima di scriverle. C'è sicuramente un talento innato, eccetera, ma sono anche convinto che dietro ci sia la consapevolezza di questa scrittura, va bene, di queste. Cioè, se Nerval in quegli anni frequentava ed era vicino a autori come Dickens, Dumas, Sainte-Beuve, Stendhal, Hugo, eccetera, e arriva a un'operazione di questo tipo, così di rottura, così di rivoluzionaria, sono convinto che ci sia dietro una volontà, eccoci, una volontà di rottura, una volontà di anticipazione, appunto costruzione, non dico programmatica, però insomma consapevole, ripeto. Poi insomma, questa è la mia impressione, insomma, sicuramente non era un personaggio postissimo, ecco, questo mi sembra abbastanza evidente da purtroppo i suoi continui ricoveri, però a livello di scrittura vi posso assicurare che se avete la possibilità, avete avuto la possibilità, avete la possibilità di leggerlo, riconosci proprio la stoffa, ecco, di una persona che lavora con la parola con grande certo. Va bene, grazie per la domanda. Niente, grazie a lei. Io avrei una domanda, Andrea. Sì? Sono Daniele. Ah, Daniele, ciao, dalla Norvegia. Daniele ci è in questo momento è collegato alla Norvegia. Grazie, Daniele. Grazie a te. Io questo autore lo conoscevo solo di nome, non ho mai letto nulla, quindi se uno volesse approcciare questo autore, con quale libro dovrebbe iniziare? Ma allora, sicuramente, ripeto, Le figlie del fuoco, va bene, quindi è una raccolta di testi dentro cui appunto abbiamo anche Sylvie, assolutamente. Dentro abbiamo appunto Angelica, Sylvie, Canzoni di leggende del Valois, Ottavia, Iside e Corilla, sono testi che egli appunto aveva poi scritto precedentemente, e poi quando il progetto di realizzazione si matura, precisamente tra l'ottobre del 1853 e il 10 dicembre dello stesso anno, quindi vedete in pochissimi mesi matura questo progetto, va a riprendere dei testi che aveva scritto precedentemente, quindi con quella logica, con quel principio che abbiamo visto anche prima, di cellule, grappoli di testi presi precedentemente e poi ampliati e approfonditi, ecco, questo già è appunto un segnale della appunto costruzione di un'opera che aveva dietro un suo progetto, va bene, Figlie del Fuoco, anche sul titolo ci sarebbe molto da dire, e appunto questo secondo me è un testo significativo, si trova ancora, credo, nell'edizione Garzanta in Italia. Comunque, per quanto io sia abbastanza contrario a eBay e Amazon, lo trovo secondo me tranquillamente anche come dire in rete, però insomma, io consiglio sempre della libreria, e gli altri effettivamente devo confessare sono di difficile reperibilità, perché sono veramente incredibili. A parte ha pubblicato qualcosa a Delphi, quindi qualche passaggio del Viaggio in Oriente, bellissimo, pubblicato da Delphi appunto, ma è pubblicato, pensate, da Lindau, da Panoffo Editore, da L'Argonauta, cioè questi sono gli editori che hanno pubblicato Nerval. Non abbiamo
nei Meridiani, va bene, Mondadori, l'opera di Nerval. C'è la Pléiade in Francia, quest'opera bellissima, e che ho qui, che vi faccio vedere, Album Nerval e poi anche le altre opere sono bellissime, però insomma, purtroppo manca sicuramente una cura e una, come dire, trattazione complessiva dell'opera di Nerval, però ecco, secondo me Le file del fuoco, se ci riescono a reperire, è uno dei testi più significativi, emblematici. Perfetto, grazie. Ciao Andrea, ciao Carlo, ti ringrazio di averci illustrato questo autore che è sicuramente poco conosciuto, perlomeno in Italia. Anch'io l'avevo sentito per nome e per pochissimi, insomma, penso sia veramente un autore poco letto, quindi è un servizio, tra virgolette, anche quello che ci fai molto utile, che ci segnala, ci fa conoscere degli autori che non sono tra i più frequentati. Questa come brevissima premessa. No, grazie a voi, anzi, grazie. Ti farei due domandine che mi sono venute così proprio mentre parlavi. Chiaramente mi viene da fare da chiederti riguardo a un collegamento o meno con Leopardi, perché qui siamo qualche decennio dopo Leopardi, ma siamo lontani, chiaro che siamo in pieno romanticismo, e quindi la prima domanda che mi veniva mentre parlavi è se questa nebbia, tra virgolette, di Nerval abbia o meno qualcosa a che fare col vago di Leopardi. Quindi ti butto lì questa prima domanda. La seconda domanda che mi è venuta, ho preso appunti man mano ovviamente mentre parlavi, è quella del tempo, no? Hai spiegato molto bene che con questo quasi escamotage, no, del fatto che spiega alla fine che tutto è avvenuto in un giorno, no? Sì. Chiaramente questo tempo mi viene da dire che anticipa un po' il tempo del Novecento, quindi non più rettilineo, non più direzionale, no? Certo, assolutamente. Ti chiedo, confermo o meno di questo, e anche confermo o meno se in questo tempo, che chiaramente non va più in una direzione, c'è anche il ricordo, volontario o meno, che sarà poi di Proust, e la rimembranza leopardiana, oppure se è una cosa diversa. E infine, l'ultima cosa che mi è venuta in mente, sono tre domande in una, in realtà tre domande diverse, ma per le partite tre. Siamo in pieno romanticismo, mi viene in mente la famosa, diciamo, polemica tra virgolette romantici classicisti, e in quello che il giovanissimo Leopardi anche lì in qualche modo si espresse contro un certo tipo di romanticismo, laddove la fantasia, no, di queste raffigurazioni di paesaggi boschi, di creature mostruose, di orrori, di cose che sostanzialmente fantasiose, ma allontanavano, secondo Leopardi, dal vero e dal casto della natura, se non ricordo male si espresse in questo modo, ecco. Quindi ti volevo chiedere in questa situazione come si pone De Nerval, visto che hai detto che anche lui, come Leopardi, se non ho inteso male, in realtà a livello di linguaggio è anche molto classicista. Scusami, ho messo un po' di carne al fuoco. Grazie a te. Dunque, rispondo io rapidamente raccogliendo le tre suggestioni, cioè nel senso che a mio parere l'effetto nebbia che si realizza in Sin Vivi, un po' anche nelle altre opere, per la verità, perché se anche leggiamo Il viaggio in Oriente, hai questo continuo passaggio, quando lui vede una situazione, abbiamo una situazione letteraria di una cosa che ha letto e poi un passaggio ancora indietro, e quindi un continuo stravolgimento di quella che è la direzionalità, appunto linearità cronologica, eccoci. Quindi l'effetto nebbia, di cui peraltro parlava appunto Eco in questo famoso saggio, si determina grazie soprattutto ad un gioco strutturale, un gioco di passaggi temporali, no? Che creano un frastornamento, in qualche modo un piacevole frastornamento nel lettore, d'accordo? Perché tu ti lasci immergere all'opera,
la leggi, provi comunque un effetto di piacere in questa immersione in una dimensione veramente di sogno, no? Hai questo effetto. Ecco, il vago e l'indefinito leopardiano, che, come tu giustamente citavi, no? Dallo Zibaldone, da quella che tutta la sua poetica del vago e dell'indefinito, mi viene da pensare, poi abbiamo anche qui il professor Anselmi, ci potrà in questo senso aiutare, è più un aspetto di suggestione di immagini, di ricerca appunto dell'infinito e dell'indeterminatezza, no? la famosa critica che faceva Pascoli a Leopardi, quando diceva nel sabato del villaggio non puoi dire la dottoressa viene in caramanda indossando appunto due fiori che sono di stagioni diverse, una rosa e viola, non puoi fare una cosa del genere. E Leopardi avrebbe risposto, Pascoli lo sapeva bene, che quello è l'indefinito che vuole creare, il vago che vuole creare appunto Leopardi. Impressione che tipi di indefinito diverso, cioè il filo leopardiano diciamo richiama più e si rivolge di più a dimensioni di immaginazione, di teoria appunto di immaginazione, come peraltro dice anche nel discorso di un tema una poesia romantica del 18 che tu hai giustamente citato come testo in cui si inserisce Leopardi nella polemica classico romantica in un modo così originale, no? Riprendendo quell'idea di indefinito, mentre invece l'indefinito, cioè l'indefinito, l'effetto nebbia che si crea con la lettura di Nerval, che è in qualche modo anche un po' della metafisica, no? Perché la metafisica di Chirico secondo me richiama un po' questa cosa, perché tu hai nella metafisica un'estrema precisione dei dettagli, no? Hai le muse inquietanti di Chirico, un'estrema precisione dell'immagine, però collocata in un contesto assolutamente straniante, con degli oggetti tra di loro che non si capisce come possano conciliarsi, creando questo effetto di metafisica e di mistero. È un po' quello secondo me l'effetto che si crea leggendo Nerval, cioè accostare questa estrema precisione, no? Come nella metafisica, dei musi inquietanti, con un accostamento di elementi tra di loro che misteriosamente sono collocati lì, ma non riesce a comprendere fino in fondo qual è il loro legame, il loro collegamento. Questo è un po', però ripeto, sto parlando a livello di forse anche impressioni mie di lettura, bisognerebbe forse, ecco, anzi sicuramente leggere i testi. Guarda, poi, mi inserisco, questo dialogo che attraverso un autore appunto andrebbe conosciuto di più, anche quello che conosco io, però Leopardi penso che proprio non sia fattibile un paragone, perché Leopardi è sostanzialmente un illuminista pessimista. È un razionalista, non si affiderebbe mai al flusso dei sogni. È un grandissimo filosofo, anche consapevole di essere un pensatore, e la sua interpretazione amara della realtà nasce da una profonda considerazione scientifica della sua eredità illuminista, che poi lui trasforma in parola poetica. Quindi proprio direi che Leopardi fino alla fine è un uomo che padroneggia tutto se stesso nonostante gli immensi dolori che lo attraversano, che però non sono dolori mentali. Invece la storia straordinaria di Leopardi è un'altra, è di uno schizofrenico, perché lui è davvero, non è un po', si chiama schizofrenico. No, è schizofrenico, gli studi lo hanno dimostrato, è una persona che fin dalla giovinezza soffre di gravi disturbi mentali, che ha trasformato in componente letteraria e i mutamenti di piano. Se voi leggete le opere di Mario Topini, di Topino, di Basaglia, raccontano benissimo questo modo minerale di quelli che noi chiamiamo matti, ma che sono lucidissimi, in realtà. La commissione tra realtà e piani temporali è normale nella narrazione di chi ha profonde disagi interiori. Ma però la grandezza di Nerval, che è consapevole più o meno di questa sua malattia, esperienza mentale che ancora non aveva cura naturalmente, se non piace eccetera, è trasformata ed elaborata in una scrittura, come diceva Andrea, molto grande straordinarietà. Qual è, con chi si può fare un paragone messo? E lui, chiaramente lui dipende da quello. Uno, dal grande romanticismo dei poeti inglesi del primo secolo, che non soffrivano di turbe mentali, ma erano attratti dall'oscuro, dall'irrazionale. Shelley, Byron erano degli illuministi, ma attratti da questa visionarietà. Shelley, Byron, Keats. Certo, è vicino quella cultura germanica. Sì, e in più lui, giovanissimo, guarda caso, traduce Faust di Goethe e legge Dante. Cosa vuol dire? Nella sua mente, giovane, che era ancora abbastanza lucido, poi
via, via. Però lui conosce le tenebre e aspira alla luce, tutto qui la sua opera. No, parla di tenebre da cui vuole uscire e per uscire la sua luce, che è un grande tema del romanticismo. Del romanticismo tedesco, perché la frazione inesorabile del male e delle tenebre è quella che fa perdere Faust, che sogna l'amore, la donna Margherita, ma poi però questa Margherita quasi la violenta è accapazzitando da tutto. E quindi e poi la Dante è presenza, ne parleremo quando parleremo di Dante. Dante è dominante, Dante dell'inferno, con i suoi incubi, le sue paure, l'orrore che desta, e quindi in cui lui trova un corrispettivo probabilmente del suo disagio, è il Dante di Beatrice della Vita Nuova che continuamente cita continuamente. Quindi Dante dell'inferno e Dante del paradiso e della donna ideale che può riscattare dal male. Quindi lui fa un'operazione molto audace in cui trasforma una sofferenza, un disagio mentale sicuramente molto molto, impedendo che diventi caos, no? Impedendo che diventi caos, come accade a molti che hanno problemi e tutto psichici, non diventa caos, ma diventa una rielaborazione del rapporto tra realtà immaginario e sogno, che noi accettiamo benissimo ormai nella società contemporanea, che allora doveva apparire comunque una forzatura. E ancora oggi lo rende difficile da leggere, quando nella nostra cultura ormai è normale l'illusorietà, il sogno che entra nella vita, oppure se la vita entra nel sogno. Tutti questi temi che lo rendono originalissimo, Andrea l'ha spiegato bene, perché poi questo si accompagna a una grande sperimentazione stilistica. Lui non perde mai di vista la parola, no? È questo che lo salva per qualche anno dalla sua inquietudine, dalle sue ricerche. Come per esempio poi gli psichiatri moderni cosa fanno fare ai loro pazienti? Scrivete la vostra vita. La scrittura è la salvezza di chi ha gravi sofferenze. Lacan mostra che siamo agiti da forze che ci possono distruggere, ma è nell'esprimerle anche attraverso la propria scrittura che noi possiamo curarci. Quindi a suo modo il buon Gerard aveva capito che attraverso la scrittura dobbiamo dare una forza di senso alla propria esistenza. La scrittura per oggi su questo componente, la parte distruttiva che è riscatta con alcune grandi letture, Dante, Goethe che adorava, è uno dei primi che lo traduce, peraltro Fausto, i romantici inglesi, e come è stato detto bene da Andrea, anche i rinascimentali italiani, un punto d'ordine e di equilibrio da cui lui era attratto anche se non poteva vivere interamente. Quindi trasforma questo equilibrio col sogno. Cosa è di più strano del sogno? È nello stesso tempo più presente alla nostra vita. In questo ha una grande intuizione. Cioè il sogno entra in modo dirompente dentro la sua struttura. Cosa che per noi oggi è normale, la vediamo al cinema. Faccio solo un paragone, concludo un paragone cinematografico, perché non sono il fisico. Vedete un filmetto delizioso, una commedia che ha niente a che fare con Radderapal direttamente, uno degli ultimi dei film che hanno fatto di Diablo, Magic in the Midnight, cioè la magia nella notte, dove un razionalista puro integerrimo che vuole dimostrare che questa visione, che si spaccia per visionario questa donna e per quella che sa interpretare, capire, fare grande nella psiche, e vuole smascherarla. Quando l'ha smascherata, perché era davvero un coglione, lui si accorge che non può stare senza la magia dell'amore, dell'incontro. Quindi è un film delizioso, vi consiglio di vedere, perché è passato qui, è un film di filosofia che dimostra come la ragione non conosce tutto, e anche quando questo razionalista ha svelato l'imbroglio della presunta maga che sa invagare le persone, alla fine è ambientato in due guerre mondiali, però si accorge che noi non possiamo vivere senza questo aspetto. Quindi la magia ci deve essere, la magia è senza. Non so chi ha fatto riferimento a Pontepelli, anche Pontepelli, sì, era la magia deve entrare. Grande Navarro è stato una testimonianza. Certo. Grazie Andrea, grazie a te, anzi grazie per la sensibilità di essere qui tra noi, grazie di anche questa tua integrazione. Però posso farmi una domanda? Vai, Simone Cardella, vai.
Io proprio qui ho puntato discesa negli inferi. Sì, esatto. Di se stesso, dei suoi pensieri. Sì. Ma è anche frutto delle, di come abbiamo visto prima, delle letture dantesche, questi inferi, queste, o è soltanto una rivoluzione che poi si portava da quello che ho capito negli anni successivi con gli autori successivi a lui, avendo anticipato. Sì, guarda, allora, Simone, ti ringrazio per la domanda, sei sempre molto intelligente e brillante nelle tue osservazioni. Dunque, la parola discesa negli inferi è proprio una parola che utilizza Nerval nella sua opera per dire la mia, il mio percorso narrativo, la mia esperienza è appunto discesa negli inferi, che è tra l'altro interessante una osservazione critica che un critico, forse Salvatore Guglielmino, non ricordo chi, ha utilizzato anche per Proust, dicendo che la recherche è una grande discesa di linfe di anteriorità, e si collega a una parola che Proust utilizzò per Nerval, ma in fondo anche per se stesso, la ricerca dell'inesprimibile, inesprimabile, no? L'inesprimibile. Cioè, in fondo, è questo che realizzano il cammino di Nerval. Questo è quello che poi diceva anche il professor Anselmo, questa discesa nel fondo del sogno, dove in fondo ricerca, possiamo fare anche delle letture psicoanalitiche, la madre perduta è una figura femminile, no? Questa discesa nella dimensione del sogno, laggiù in fondo, dove c'è il senso del sogno, questa rivelazione che però appunto rimane nella base, forse da qua si spiega anche un po' la scelta del suicidio, se vogliamo, no? Così in fondo, da arrivare alla morte, dove c'è il sogno, dove appunto c'è questa verità, no? Anche la morte e il suicidio, forse anche questa differenza con Leopardi, che invece rinnegava il suicidio, negava il suicidio come in una dell'operetta morale, come anche nella Genesi, no? Lui, lucido illuminista, attaccato alla vita in qualche modo, no? È reattivo nei confronti della natura maligna, rispetto invece a un Nerval che si getta nel fondo del sogno per rivelare, per trovare quell'inesprimibile, no? Che quella parola non riesce a realizzare, ma che appunto poi in fondo al sogno si può trovare, che rimarrà appunto nella vita irrisolta. Non so se ci possa essere un collegamento con Dante in questo senso. Il collegamento con Dante è profondissimo, come diceva anche il professor Anselmo nella figura di Beatrice, che viene citata, tutta la cultura medievale, rinascimentale, così. Ma discesa degli inferi, nel senso dantesco, cioè in fondo il viaggio dantesco è una metafora meravigliosa di una redenzione, di una discesa dell'interiorità, di una conoscenza di sé per arrivare poi alla redenzione, no? Visione della grande rosa e della luce di Dio, eccetera. Quindi questa chiave religiosa in un Nerval che è così legato a tutto quel paganesimo. C'è una famosa battuta che disse Nerval, che disse: tu sei religioso? Lui rispose: io sì, ho 17 religioni, disse, una battuta abbastanza simpatica, per dire che c'è questo, ripeto, fascino per un paganismo, per un esoterismo, per una appunto occultismo, che si vede appunto in questo famoso testo degli Illuminati, che non ha, a mio parere, una appunto risonanza di un'implicazione religiosa cristiana, come può essere la discesa degli inferi dantesca, ecco. Ma anche qua io mi rimando sempre al mio professore Anselmi, con cui mi sono laureato, appunto, che è sempre il mio nome tutelare, lo sarà tutto quello che dico. Sono il tuo Virgilio. Esatto. Pensai da Dio. Scusa, la discesa agli inferi sembra implicita il riferimento a Dante. Dante che è sceso agli inferi, è anche vero, anche i personaggi dell'Iliade e dell'Odissea. Poi però il poeta ha parlato a modo suo, è quasi un modo di dire scesa agli inferi, però chi ha reso letterariamente comune e popolare è stato Dante, insomma, che ha raccontato per filo e per segno cosa vuol dire scesa agli inferi. Poi, come diceva giustamente a te adesso, vediamo che per Dante c'era la discesa al fondo del male, o tutta la nuit, come per dire Selin, che è un figlio di Nerval, certo, pure della notte, per risalire poi verso
Dante presupponeva Beatrice e la salvezza, invece poi Rafal non è riuscito a trovare, aveva un'altra dimensione, non era quella che era Dante. La espressione scendere agli inferi la uso nel mondo anche oggi, lo diciamo, ma è Dante che l'ha resa, nella nostra lingua molto confusa. Lui pensava a Dante, poi dopo uno la usa come vuole. Sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Andrea, piccolo intervento da Napoli, posso al volo? Andrea, però, ciao Andrea. Sì, no, cioè, non è mio figlio perché sto usando il suo cellulare del computer. No, volevo solo soffermarmi, quando ti ho visto, diciamo, con tutti quei libri che mi hanno su Facebook, no? Io, diciamo, ti sei con la figlia. Ho detto, chi è questo? Avendo fatto, diciamo, avendo fatto inglese a scuola, quindi francese non lo conosco bene, mi sono soffermato sull'aspetto, ho cercato un po' online, delle poesie, perché a me piace sempre le poesie. Quindi ho visto un po' questo accostamento, diciamo, questo, che sono seguito un po' da Baudelaire dopo, e ho visto che in realtà c'è un unico libricino lì che si chiama Chimere, di questi che non so se si trova da qualche parte. Sì, volevo giusto un cenno su questo aspetto, diciamo. Due parole su questo aspetto. Guarda, allora, dunque, io per quanto riguarda i miei studi, le mie competenze, ho sempre lavorato sulla prosa, prosa del Novecento, 8-900, e vabbè, la poesia del Rinascimento, che sono lavorato su Tasso, d'accordo, quindi non ho approfondito, dico la verità, la poesia di Nerval. C'è questo famoso testo che appunto sono le chimere, che è appunto una situazione in questo senso delle fiori del male di Baudelaire. C'è un bellissimo saggio di un allievo di Giovanni Macchia che tratta in questo senso, appunto analizza, come magari ti passo l'indicazione bibliografica, si trova benissimo, uno studio delle chimere. Però ecco, il titolo Le Chimere, che è il testo poetico di Nerval, richiama un po' questo concetto che abbiamo detto, no? Le chimere come appunto queste figure femminili in questa ricerca continua, è sempre quel concetto che ritorna, chimere come ricerca di figure femminili, che appunto nel caso del Figlio del Fuoco sono tutte queste figure femminili, Aurelia, Adrienne, Sylvie, che sono in fondo una ricerca, se vogliamo fare un altro replica lì, della madre. Però ecco, sull'aspetto tecnico delle poesie non mi addentro perché sinceramente non ho mai approfondito, no, questo aspetto della poesia. Ti posso dire, certo, il libro si trova tranquillamente in circolazione, sono nell'edizione dell'Einaudi, quella appunto collana di poesia e le chimere. Ti posso dire certamente che il tema poi è sempre questo, no? Le chimere come ricerca di una chimera legata appunto alla figura femminile. Comunque ti passo poi tutto un PDF con questo saggio di questo, insomma, si chiama Colandri, è un allievo di Giovanni Macchia di Roma, morto recentemente, che ha fatto uno studio proprio sulle chimere. Perfetto, grazie. Grazie a te. Bene. Un'altra domanda, abbiamo ancora 5-10 minuti, poi dobbiamo lasciare la linea. Comunque, in ogni caso, vi ringrazio, siete stati numerosi, tanti, trasversali, dai miei studenti ai miei coetanei, colleghi, scuola, va bene, il professor Anselmi, sono tutti, quindi vi ringrazio. Grazie a te. Però, spero che sia stata per voi una piacevole serata. Ecco, questa... Certo. Grazie. Ciao, grazie. Un ringraziamento al professor Anselmi. Grazie. Andrea? Sono qui. Posso fare una domanda meno letteraria e più personale? Sì, certo, io. Le domande letterarie sono state tutte le cose che mi erano venute in mente, quindi ascolta, e appunto io onestamente penso che non l'avevo neanche mai sentito, proprio non lo conoscevo assolutamente, quindi ti ringrazio tantissimo.
mondo. E l'autore così appunto non conosciutissimo dal grande pubblico. Allora ho chiesto, mi sono annotata, da dove nasce questa tua passione per Nerval? Anche perché ha tanto da leggere, tante cose, proprio. Da dove nasce questa passione? Nasce da un meccanismo molto semplice, che è quello che appunto a 15 anni, quando cominciai a leggere Proust, che mi sono avvicinato a Proust a 15 anni, precisamente con la lettura nell'opera di Guglielmino di Un passo della Recherche, Proust citava Nerval e lo citava come un suo modello, un suo autore di riferimento. In particolar modo c'è un saggio dentro a Contre Saint-Beuve che si chiama appunto Gerard Nerval, in cui Proust cita Nerval. E da lì, appunto, a 15 anni mi sono interessato a questo autore che mi ha sempre accompagnato, insieme appunto a Proust e Virginia Woolf e Joyce, sono stati gli autori che mi hanno sempre accompagnato. E devo dire che a quei tempi, negli anni, vi parlo degli anni 70-80, no? Quando ero ragazzo, i libri si trovavano più facilmente. Infatti tutti questi libri che adesso vi ho indicato e fatto vedere sono libri che raccoglievo da allora. Oggi effettivamente, come tu giustamente dicevi, anche appunto tu sono Anselmi, è un autore che si fatica a trovare, non si capisce queste dinamiche editoriali in qualche modo, no? È un autore che di cui non si parla più, si parla poco, che si fa fatica a trovare anche in libreria, e quindi insomma è un po' il senso di questa serata, era un po' questo, insomma, lo ritengo un autore fondamentale, e quindi insomma ho cercato questa serata un po' di dargli questa suggestione, questo invito alla lettura. È una passione quindi che nasce dalla giovinezza, e quindi cosa trovi di te in Nerval e di Nerval in te? Perché evidentemente c'è stato un rispecchiamento molto forte, se lo porti avanti dopo tutti questi anni. Ma Dio, la frase di Nerval quando dice le rêve è un secondo, il sogno è una seconda via, vita, scusami, il sogno è una seconda vita, eccoci, se non, non a livello, però secondo me ma questo lapsus sì, no, via, vita, esatto, via, ecco, interessante, no? Beh, interessante anche il lapsus. Assolutamente, la via, ecco, ma questo è un richiamo evangelico, tra l'altro. Evangelico, via di conoscenza, certo, assolutamente sì. Via vita, via di conoscenza. Credo che sia un aspetto che riguarda un po', a me affascina molto questa cosa. Chiaramente Nerval aveva una declinazione schizofrenica e malata, va bene, però è un interesse che mi ha sempre accompagnato a questa dimensione metafisica, nei film di Hitchcock che hanno questa dimensione metafisica, Vertigo soprattutto, in una certa narrativa, citava prima Buzzati e Bontempelli, il nostro amico Michele Castellari, è appunto questo fascino, questo interesse per queste narrative dove il realismo, qualche volta forse millimetrico e infinitesimale, si coniuga sempre a il surreale, a appunto il simbolismo, a quello che non riesce a conoscere e va bene, sfocia nel mistero. Ecco, è un'attrazione che io ho per questo tipo di scrittura, ecco. Infatti ho fatto una gran fatica, devo ammetterlo, invece ad apprezzare il naturalismo che posso, sono scrittori grandissimi di importanza, diciamo, indiscutibile, no? Stendhal, Balzac, Hugo, no? Sono autori che non posso non ammirare. Dumas, diciamo, Il Conte di Montecristo è un capolavoro assoluto, quindi non è che lo ammiro, però non è quel tipo di narrativa che mi fa vibrare, che mi emoziona, perché ho bisogno sempre di questo, diciamo, come diceva anche prima il professor Anselmi, questa irruzione della magia, del mistero, dell'inesprimibile. Ecco. Queste sono un po' forse le inclinazioni mie personali. Mi viene da dire, per fortuna, che non c'era ancora la cura per la schizofrenia con Nerval. No, cioè, ma perché c'è adesso? No, quello che volevo dire è che, vabbè, questa è chiaro, un'affermazione un po' estrema, però per dire, ecco, come in effetti in una persona come uno che ha l'anima dello scrittore, anche una cosa che potrebbe essere semplicemente un modo per distruggersi la vita, invece si trasforma in bellezza, che è un po', diciamo, sempre, anche quando studiamo letteratura,
cioè, vedete come, perché alla fine delle volte salta fuori, cioè, ma questi sono tutti depression, questi, cioè, invece dice, no, vedete come invece queste sono persone che sanno trasformare cose apparentemente anche negative in bellezza e riescono a rendere questa universale, quindi dico, anche lui ha fatto qualcosa di grande poi con quello, mi sembra di capire, con quello che attraverso la scrittura, certo, assolutamente. Va bene, grazie comunque Arianna per la domanda. Andrea, oui. Ti ho inviato, ti ho animato la foto di Nerval, se tu vai sulla tua posta elettronica. Ah, sì, sì. Ma c'è una foto di Nerval? Sì, sì, sì. Perché non esistono filmati, vai a vedere un po'. Va bene. Ma la foto di Nerval l'ho fatta vedere prima io. No, ma no, l'ho animata. Vai a vedere un po', perché c'è un programma per animare. Dopo ci vado, dai, adesso è un po' lungo tutta questa domestichezza. Dopo ci vado. Va bene, grazie, perché in realtà ce l'hai lì. Non riesce a vedere. Ma cosa devo fare? Non ho capito. No, basta cliccarci qui, sono bene. Ah, l'hai animata. Impressione. Sei un grande Antonio. L'hai animata. Oh, impressionante. È per questo che l'ho inviato. Ho capito. Che si riesce a animare la fotografia. Ma io sì, io posso, tu non puoi, Andrea. No, io non posso sicuramente. Grazie Antonio per questo aspetto mistico. Questo aspetto, vedi, così, così hai evocato nel valle di Dio ti grazie, grazie. Si vede, si vede. Si vede benissimo. Grazie Antonio. Ok. Bene. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, dobbiamo lasciare la linea a Google, vi ringrazio per la serata e buonasera. Buona serata. Grazie, ragazzi. Buonasera. Ciao, grazie per essere stato. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie, ciao Ale. Ciao, ciao, ciao Gabriella.